Un quarto di miliardo di anni fa, una storia epica ebbe inizio. Gli eroi di questa saga furono i sopravvissuti della più grande apocalisse mai avvenuta. Ne emersero come umili creature, ma col tempo arrivarono a dominare il pianeta. Sono cresciuti fino a diventare alcune delle più grandi forme di vita che abbiano mai calpestato la Terra. Probabilmente nessun'altra creatura sul pianeta suscita tanta paura e ammirazione quanto questi animali, i dinosauri. Milioni di anni fa, quando i nostri antenati avevano le dimensioni di avricole e toporagni, dinosauri come il Mamenchisaurus, Brachiosaurus e Diplodocus dominavano la Terra. Cerchiamo di capire come e quando sono comparse queste straordinarie creature. Ma prima di iniziare a parlare di questi meravigliosi animali, vorrei ringraziare lo sponsor del video di oggi, NordVPN. NordVPN è un semplice software che ti fornisce un tunnel sicuro e criptato per il flusso del traffico online. Nessuno potrà vedere attraverso il tunnel e mettere le mani sui tuoi dati internet. Utilizza il codice promozionale SILVERBRAIN o clicca sul link in descrizione e approfitta subito di un'offerta speciale. Risparmia il 73% acquistando un piano di 2 anni e otterrai in regalo un periodo extra di 1 mese. NordVPN introduce anche la funzionalità Threat Protection, che ti protegge da annunci pubblicitari, tracker e malware. Threat Protection neutralizzerà queste minacce informatiche prima che possano arrecare danni effettivi al tuo dispositivo. Con più di 5200 server in tutto il mondo, NordVPN ti garantisce di navigare online in totale sicurezza senza rallentamenti. Vai su nordvpn.com/silverbrain o utilizza il codice promozionale SILVERBRAIN. Il link è in descrizione. Il tutto ebbe inizio con l'estinzione di massa del Permiano Triassico, che avvenne circa 251 milioni di anni fa e che risultò nella morte di circa il 95% della vita terrestre. Questo lasciò un mondo pronto per essere riconquistato da qualsiasi essere vivente rimasto sopravvissuto. Così iniziò quella che viene chiamata era mesozoica. A quel tempo le masse continentali della Terra avevano quasi finito di fondersi in un unico supercontinente, chiamato Pangea, e ciò significava che la vita poteva attraversare il globo libera dalle barriere oceaniche. Il palcoscenico fu pronto per il primo periodo del mesozoico, il Triassico. All'inizio del Triassico, il pianeta era popolato solo dai sopravvissuti all'estinzione. C'erano i temnospondili simili ad anfibi ed i primi parenti dei mammiferi, i terapsidi. Nel frattempo i mari ospitavano una moltitudine di pesci antichi, ma anche molti rettili adattati alla vita acquatica. Ma sono stati soprattutto un gruppo speciale di rettili a trarre il maggior vantaggio da questo nuovo e aperto mondo. Questi erano gli arcosauri. È importante capire che gli arcosauri non sono dinosauri veri e propri, bensì i loro antenati. La maggior parte degli arcosauri avevano i denti inseriti in cavità profonde e protettive. Inoltre svilupparono un sistema respiratorio unidirezionale unico, che consentiva loro di respirare in modo più efficiente in un'atmosfera a basso contenuto di ossigeno dopo l'estinzione del Permiano. Con l'aiuto di adattamenti come questi, gli arcosauri si diffusero e si diversificarono molto velocemente. E già verso la metà del Triassico, circa 243 milioni di anni fa, apparvero le vere stelle nascenti degli arcosauri, i primi dinosauri. Come ho detto prima, circa 20 milioni di anni fa, dopo l'estinzione del Permiano Triassico, da una popolazione di arcosauri si sono evoluti i primi dinosauri veri e propri. I paleontologi credono che l'Euroraptor lunensis, lungo circa 1 metro e dall'aspetto piuttosto insignificante, sia probabilmente vicino all'origine dei dinosauri e a tutt'oggi viene considerato il dinosauro più primitivo. Le sue caratteristiche farebbero pensare che i primi dinosauri fossero piccoli predatori bipedi. Infatti, poco dopo, troviamo testimonianze di altri predatori bipedi come il Nyasasaurus e il Herrerasaurus. Tutti i dinosauri si dividono in 2 ordini. I dinosauri di cui vi ho parlato poco fa ed i primi dinosauri conosciuti erano membri dello stesso ordine, oggi noto come Saurischia. Avevano le stesse caratteristiche di base in comune, colli e code lunghe e un corpo generalmente da rettile. Ma la cosa che voglio sottolineare qui è il loro osso pubico. Nel caso dei dinosauri saurischi, l'osso pubico è sempre rivolto verso il basso e in avanti. Alcuni dei più famosi saurischiani sono il Tyrannosaurus Rex e il Brachiosaurus. Nel corso degli anni però si sviluppò un altro gruppo di dinosauri, gli ornitischi. In questi dinosauri l'osso pubico è rivolto all'indietro e in basso. Ciò ha permesso agli ornitischi di avere una cavità intestinale più grande che poteva contenere organi digestivi più grandi, che permetteva loro di mangiare alcune delle piante più dure del Mesozoico.
e i pterodattili, a che ordine appartengono? In realtà a nessuno dei due. I pterodattili appartengono all'ordine dei pterosauri, che non c'entra nulla con i dinosauri. I pterosauri sono tra le creature preistoriche più iconiche, con molteplici apparizioni in libri, film, serie televisive e diversi videogiochi che parlano di dinosauri, e hanno tutto il diritto di essere così famosi. Basta guardare il Quetzalcoatlus, uno pterosauro che con un'apertura alare di quasi 11 metri è la più grande creatura alata e volante mai vissuta. È curioso però il fatto che gli pterosauri non erano dei veri e propri dinosauri. Questi vivevano in mezzo ai dinosauri e si sono estinti insieme a quest'ultimi, ma vengono considerati dei rettili volanti, che si sono evoluti, come i dinosauri, dagli arcosauri. È sbagliato anche pensare che gli uccelli di oggi si siano evoluti dagli pterosauri. Infatti i loro antenati erano dei piccoli dinosauri piumati terrestri appartenenti all'ordine dei saurischi. Quindi i polli di oggi sono dinosauri, mentre i pterosauri non lo sono. Nel corso di milioni di anni la Pangea si è divisa in due, il che separò i dinosauri per la prima volta. Ciò portò i rettili ad adattarsi ai loro habitat specifici e a diversificarsi, dando origine a molti nuovi tipi di animali. Secondo alcune stime, più di 1000 specie di dinosauri hanno calpestato la Terra. In entrambi i gruppi le dimensioni dei rettili variavano notevolmente. Alcuni erano piccoli, come il Compsognathus, che era appena più grande di un pollo. Altri invece erano giganteschi, come il Dreadnoughtus Crani, che con una lunghezza di 26 metri e un peso di 65 tonnellate è il più grande animale terrestre mai vissuto. Anche le diete dei dinosauri variavano. Gli erbivori, come per esempio gli adrosauri, si sono evoluti per avere denti specializzati per macinare alcune delle piante più dure del Mesozoico. I carnivori costituivano circa il 40% delle specie di dinosauri, e alcuni predatori cacciavano persino in branco. I comportamenti sociali sono stati osservati anche negli erbivori. Orme e tracce indicano che alcuni erbivori viaggiavano in gruppo. Le prove mostrano anche che le mandrie effettuavano visite annuali in determinati siti per deporre le uova. Circa 66 milioni di anni fa, qualcosa di terribile accadde sulla Terra. Un enorme asteroide dal diametro di 10-12 km colpì la penisola dello Yucatan, liberando un'energia pari a 10.000 volte quella generabile da tutto l'arsenale nucleare ai tempi della Guerra Fredda. Nell'arco di pochi minuti l'impatto sconvolse la storia della vita sulla Terra, dando inizio a un lunghissimo inverno da impatto, che in poco tempo causò un tale abbassamento delle temperature terrestri da causare la scomparsa del 75% delle specie animali e vegetali di quel periodo, tra cui quasi tutti i dinosauri. Certe specie di dinosauro però sono sopravvissute e alcune di esse si sono evolute per diventare gli uccelli di oggi. Il mondo non ha mai più visto creature terrestri così grandi come i dinosauri, ma attraverso i loro discendenti e i fossili lasciati indietro, la loro eredità sopravvive ancora.